Ora la notte. 3-4 ore del mattino. No, allora di casa mi hanno detto se volevo proprio vedere. No, ma questa è la Allora, Pino Pitillo presente a questa manifestazione culturale nella quale vengono evidenziate un po' le radici di Castelluccio, le tradizioni, ecco, come Pino, come vivi questi momenti? Sono sicuramente dei momenti importanti perché aggregano un po' la popolazione. Guarda Mario, non ne saprei come dirti perché non sono molto preparato. Però il colpo d'occhio che ti suggerisce? Il colpo d'occhio, insomma, crea movimento, c'è molta gente, c'è voglia anche di fare, di vedere, di vivere dopo 2 anni di pandemia e di lockdown. E questo è un fatto molto positivo. Certo. Assolutamente. Pino, prevedi nel periodo autunnale qualche iniziativa? Il FAI probabilmente, le giornate d'autunno? No, noi abbiamo il 25 di questo mese una camminata a piedi da Castelluccio Interiore a Castel Vittari, organizzata dalla Archeo Club di Napoli, dal titolo In cammino sulla strada regia delle Calabrie, in cui ci sono più tappe. La prima è a Castelluccio Inferiore, nella stazione di posta del Palazzo Marchesale, che era appunto sulla strada regia delle Calabrie, all'interno delle sale del Palazzo Marchesale, nella chiesa di San Nicola di Mira, al mulino, al ponte romano sul fiume San Giovanni, poi si va a Rotonda, dove c'è un'altra tappa, sempre a piedi, poi da Rotonda a Morano Calabro e da Morano Calabro a Castrovillari. In tutte queste tappe ci sono degli storici o dei naturalisti che parlano della storia e della natura del Parco del Pollino, ed è una cosa molto interessante. Assolutamente. Poi in autunno abbiamo le giornate FAI. E quindi sarà un'altra occasione, magari vediamo quest'anno di incontrarci, perché davvero certo. Castelluccio merita il massimo della visibilità, perché è uno dei paesi più belli del territorio. Grazie. Ma io vorrei che tu fossi qua anche il 25 agosto. Io quando ho sentito camminare mi spaventa un po' questo, perché camminare è un po' particolare. Buonasera. Comunque avremo modo, dai. Sarebbe molto. Grazie, vediamo, ci penso. Grazie. Pino, grazie. Ti accorgeresti che c'è qualcuno, qualcuno che ti vuole male,
soffrire. E qualche volta si può anche morire, come io per te, 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 come io per te. Grazie, 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 grazie. Buonasera, buonasera. Noi siamo pronti, però visto che qui presente abbiamo una bellissima presentatrice, una ragazza che è innamorata, noi preferiamo dare la parola a lei, quindi è tutto per voi. Buonasera a tutti. Siamo lieti di avervi qui con noi. Buonasera a tutti. Siamo lieti di avervi qui con noi. Ora seguiranno i saluti da parte della Fondazione Hauser e un omaggio all'ambiente del presidente Nicola Forastier. Ciao, buonasera a tutti. Ringrazio subito Don Cristian per la sua partecipazione, per la sua disponibilità. Ringrazio a seguire il sindaco Paolo Campanella, nonché il presidente della Provoco Gennaro Mecca. Ringrazio le autorità tutte presenti a questo evento e ringrazio ancora i nostri sponsor, vale a dire la direzione del Conad Mercatone, del panificio La Bottega Bianca, l'Hotel Pino Loricato e ringrazio lo Scrigno. Lo Scrigno ogni volta che noi teniamo un evento si vorrei dire che lo Scrigno è sempre vicino a noi, ci partecipa e ci collabora con le sue iniziative. Dopo in serata si darà anche un piccolo sorteggio di un regalo che lo Scrigno ha messo a disposizione. Se ho dimenticato qualcuno, mi conoscete, vi chiedo scusa a priori. Un doveroso personale ringraziamento va ai soci dell'Hauser e stasera in particolare va alle donne dell'Hauser. Abbiamo visto, abbiamo avuto tutti modo, anche con una giornata un po' particolare, il coraggio, la voglia di partecipare, di sfidare anche il tempo. E questa sera le donne dell'Hauser con la loro creatività hanno reso ancora più bella questa piazza. Diamone atto. Ma l'evento di stasera che promuove l'Hauser vuole essere e un riconoscimento a quella categoria, ai nonni, i nonni, la memoria, quelli che a noi ci hanno lasciato. Speriamo di essere all'altezza di saper trasmettere noi queste cose. Lo fa l'Hauser, queste cose sono le pietre miliari dell'Hauser. L'Hauser intende che le persone siano sempre attivi a qualsiasi età.
non ci sono i vincoli, ci sono persone con esperienza, ci sono persone che molte volte vogliono anche essere aiutate. Lo sguardo dell'Hauser non si ferma solo alle persone, va anche all'ambiente, e prova ne ha dato in questo paese, senza che diciamo la sorgente San Giovanni oppure quelle che abbiamo realizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale nella villa, l'amministrazione comunale nella villa comunale. E sotto gli occhi di tutti, chi ancora non ha avuto il piacere di vederlo, lo invitiamo, e quando prima intendiamo fare un evento nella villa comunale, perché quello che intende realizzare Hauser lo fa, che deve rimanere a memoria delle future generazioni. Quindi siamo ancora per le tradizioni, come abbiamo avuto modo di vedere, e siamo per lasciare alle nuove generazioni qualcosa su cui possono identificarsi. Scusatemi la mia emozione, grazie. Invito sul palco il parroco Don Cristian Costanzo per un suo intervento. Ringrazio Nicola Forestiero per l'invito rivoltomi, lo ringrazio anche perché mi si dà l'opportunità di parlarvi, ma io non mi dilungherò perché così non voglio tediarvi, voglio semplicemente dirvi la bellezza di questo evento. Gli anziani, le persone, i nostri maggiori, usando un termine un po' più aulico, hanno tanto da raccontarci e soprattutto tanto da insegnarci. Dicevamo poc'anzi, è bello trasmettere alcune cose ai piccoli, in modo tale che anche loro non solo sappiano fare per esempio da ricamo, è vero, o anche fare campanacci, ma soprattutto sappiano valorizzare le cose semplici, che sono anche le cose più belle. Oggi abbiamo perso il gusto forse delle cose semplici, che sono cose belle, dicevo, però tutto si può recuperare. Quindi dobbiamo ringraziare se l'Hauser lavora e lavora bene in loco, e se con le sue tante iniziative mantiene non in attività gli anziani, ma mantiene viva la memoria, perché la memoria è storia, e ogni paese ha una storia, perché ogni paese ha un vissuto da raccontare. Ora seguirà la lettura di Omaggio ai nonni di Giuseppe Saramanco, legge Tonino Brandi. Evento Hauser Castelluccio. Nonni, ambiente, territorio e tradizione. Omaggio ai nonni di Giuseppe Saramanco. Credo che senza di loro non sarei la persona che sono oggi. Senza di essi, forse, la mia vita non sarebbe riuscita a diventare più di un inesatto abbozzo. Queste le bellissime parole di Saramago rivolte ai suoi nonni. Il 10 dicembre del 1998 lo scrittore José Saramago riceveva il premio Nobel per la letteratura, primo autore portoghese
nella storia del premio, Saramago pronunciò davanti all'Accademia Reale di Svezia un discorso meraviglioso, il ricordo dei suoi nonni, che egli definiva come le persone più sagge che avesse mai incontrato. Entrambi analfabeti, i nonni non avevano dato al piccolo José libri, né arte né musica, ma gli avevano trasmesso qualcosa di altrettanto prezioso: uno sguardo sul mondo e sulla vita che aveva a sua volta forgiato lo sguardo di Saramago, imprimendogli un segno indelebile e luminoso. Nel giorno in cui Saramago riceveva il massimo riconoscimento esistente per uno scrittore, il suo pensiero volò alle persone che lo avevano generato, che lo avevano reso la persona che era. Perché, come disse durante il suo lungo e bellissimo discorso, per capire chi siamo e di quale materia siamo fatti, non possiamo che tornare alle origini, percorrere a ritroso la storia della nostra vita, per riconoscerci nei gesti di chi ci ha preceduto. Quello di Saramago era sì un omaggio ai suoi nonni, ma era anche un omaggio alla storia, alla tradizione che ci ha consegnati al presente per quello che siamo. Avremo ora un omaggio alla memoria del poeta castelluccese Federico Taranto, con una libera interpretazione in lingua dialettale a cura di Tonino Brandi. Il nostro poeta ne ha scritte tante di poesie, una più bella dell'altra, ma a mio modesto parere quelle che sto per interpretarvi rappresenta il top, anche perché ben si inserisce nell'oggetto della manifestazione Hauser, cioè nelle nostre tradizioni. Il titolo: Omicidio. Accesione du burg. Toc toc alla porta. C'è permesso. Tras, chi è su permesso? Come hanno? Hai fatto omicidio? Non da avere capito come ha su. E poi, non avessi senti schema. Ancora no. E tu? Gli manca, ma mi stava rimanendo a che timbro. Anzi, è già pronto quasi tutto. Usel, Ubi, Azafaren, Umuzgufnuc, Uspeg, Fascin, Duilin, Amater, Uscanatur, i tuaglietti, i curtiti, a cauder, o lago natur, e finanga a pignata per i ricchi, che a spari c'è da raspenda. E dunque poi cacciatilla, che aspetta se. Vede se con me che ti hai già detto quasi tutto. Quando ne hai adunato che ci manca un meglio. Ci manca un riso, a modì, o zucchero, a cannella, i due passano, non pari i pigni, e poi ci manca pure o meglio ed meglio, o da ziare e o cucire. E tutto fosse questo con me, il robicette, pite bene quando vai in una bottiglia, è fatta. E tu da ziare, quando vai, chi soldi, e o cucire. Quando ne chiami su una, ma ce ne sono tante. E lo che te volete con me, su proprio, i dianzi che i soliti che ci mancano.
Nicola va fuori a sapere, ma solita ancora non ha trovato. E due collocatori poi ci ha distrutto un paio di scarpe e mi hanno sempre tornato con una pancia sì, 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 sì. Che a me però mi hanno paruto, no, 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 no. Perché mi ha fatto capire che stiamo buoni, che teniamo burro e ti è andata fessaria Paola. E quando ha detto che lo teniamo, ma non lo posso accidere il burro, ma se bene. Ha fatto pure un spiritoso, dicendo, ma che cazzo ci vuoi per accidere su burro? Quando il lampo se n'ha cozzolato anche a me gli è fatto. Ma o cozzolisso gli o lampo a sincerezza. I soldi perciò gli stava cucchiando a poco, perché fra l'altro, su da ziarie che c'è mo, un po' aspettà che venne chi presotto a San Giuseppe, come de anni. Un cucino puzzo con luci e impegnato fino ai capite. E mi ha detto che se ne può parlare sì e no, ci dà. Usacci che mo tutto su cucina, quando ti affacci se ne potere si chiamare una morra, ma lo dico da una riccia. Poco cognudono, su sferragliante, che ti smorfiano un purchi in una maniera che non è che capano piglia più. Quando va alla pratica di panda scura, nessuno, su propri cucini scendenze, te sta ferma. E già caputo e faccio poco, che mo io me ne già io. Ma state con me, state scarfate a una resa loca. Chi gli è sapresso? Ti fai a vita ogni morte di pepe e subito scappas. Ovi, un cioccolato ridi è già pronto a fuoco. E ci vanno manotola per fare un mozzichi scoccolito. Non mo, va lo stesso come se mi avessi capigliato. Mo oggi presto, che è tardi, e ancora già metto a cuocere due fogli come io e di uno. E poi è già spanno pure due fronni a sotto, che sta troppo muddo o porrovolo frusco. Se fazze presto però, e Nicola non si raccoglie, posso pure tornare. State buono per me come no, e state buono per me allora come tesoro. Castelluccio nella tradizione. Per concludere, invito il sindaco Paolo Campanella per i saluti da parte dell'amministrazione comunale. Allora, mo sti fischi però sparagniamo a Nilla perché abbiamo saluto fino a mo. Buonasera a tutti, buonasera agli anziani, come dice Nicola, ma non su vicchio. Voi siete la memoria di questo paese e di tutte le comunità in generale. E io apprezzo sempre il lavoro che fa Hauser di Castelluccio, la persona di Nicola e tutti i soci e tutte le socie, che sono sempre la stragrande maggioranza, perché è evidente che le donne sono sempre di più degli uomini, ma questo purtroppo è una legge di natura, ci possiamo fare poco e niente. E quindi l'apprezzamento va in più alle signore, ma di meno ai maschietti. Ma Nico, che dire, sono anni che abbiamo iniziato questa collaborazione, sono anni che si fanno progetti concreti dalle piccole cose, quindi la riqualifica del centro storico, la sorgente di San Giovanni, ultimamente appunto la piantumazione di piante nella villa comunale. Però Nicola, nell'emozione, ha omesso di dire una cosa, che forse per la prima volta abbiamo piantato le piante del luogo. Non abbiamo mise piante che non servono, quindi questa è una cosa importante, perché abbiamo messo delle querce, quindi sia in segno di longevità, ma soprattutto perché sono piante del territorio, e quindi anche questo è l'Hauser. Poi si vede bene che tutto quello che è esposto questa sera è segno della tradizione e di una memoria che non deve mai mancare. Proprio per questo noi come amministrazione, avete visto l'altra sera, facciamo questo festival sulle memorie migrate,
e quindi siamo contenti di poter mantenere questo patrimonio attivo della memoria di noi castelluccesi e non solo. Vi lascio la buona serata e un buon divertimento, di nuovo auguri e complimenti a tutti. Grazie. Allora, siamo nello stand dell'Hauser dove ci sono una molteplicità di prodotti. Presidente, parliamone. Abbiamo voluto, come dal titolo dell'evento, abbiamo voluto rendere un omaggio ai nonni, all'ambiente, al territorio e alle tradizioni. Iniziando da questo stand, questo è proprio un lavoro voluto da me personalmente. Abbiamo una coppia di stivali che ci ricordano, che ci riportano alla Poi abbiamo il grano e tante importanti spada e noi e tutta la vita. Abbiamo un cielo ignora senza me che scuola il nostro. Abbiamo e mozzicone, questi erano dei tipi che venivano consumati nel periodo della pedicola a mare, dove noi possiamo oggi vantare di avere il nostro giovissimo insieme a te. Protezione per le città, si tagliava a mano.